Situato nel cuore della Valle Santa Reatina, Ostello Villa Franceschini offre a chiunque abbia il desiderio di visitare luoghi da ricordare come i conventi francescani una vacanza all'insegna della tranquillità e del relax. Ostello Villa Franceschini ospita anche gite scolastiche grazie alla vicinanza di luoghi didattici come la Riserva dei Laghi e la Cascata delle Marmore, apprezzato anche dagli amanti della canoa, dello sci, della bici e del trekking, propone per gruppi sportivi di ragazzi e di adulti gite turistiche e percorsi in un territorio naturale e incontaminato. Ostello Villa Franceschini è anche centro estivo per bambini e ragazzi, campus per squadre, scolaresche e parrocchie. Ostello Villa Franceschini, a Contigliano, in via Ettore Franceschini 7, telefono 0746 70 61 23. Oppure 339 22 74 096. Centauri con la bandana sulla Salaria a folle velocità denunciati dalla polizia stradale. Rieti, psicosi, Ebola, rientrato il presunto allarme in una scuola media cittadina. Rieti via Vazia, continuano le proposte ma Ubertini non torna indietro. Salone del gusto, successo a Torino per le eccellenze del territorio. Rieti e provincia, meteo stabile per l'ultimo scorcio di ottobre. Incidente a Poggio Mirteto, grave il centauro coinvolto. Monte Rotondo, una rete territoriale contro la violenza domestica. Il Rieti batte la Pianese 3-1 e conquista i tre punti in classifica. Terza vittoria consecutiva per la NPC Rieti che si impone a Cassino per 67-85. Buonasera e bentornati a una nuova edizione del TG di Sabinia TV. È finita con tre denunce la bravata dei centauri che nel fine settimana hanno seminato il panico lungo la Salaria. I tre percorrevano a folle velocità la consolare in direzione Rieti con le targhe oscurate forzando il posto di blocco della polizia. Il servizio. È costata cara la bravata di tre centauri, tutti di età compresa tra i 24 e i 26 anni, che a folle velocità hanno inscenato una sorta di gran premio motociclistico sulla Salaria in direzione Rieti, seminando il panico tra gli automobilisti. In seguito a diverse segnalazioni, la polizia stradale di Rieti si è messa sulle tracce dei centauri, due dei quali hanno eluso il posto di blocco in ben due occasioni, proseguendo la loro folle corsa in una stazione di servizio dove la polizia li ha prontamente intercettati. Ad aggravare le loro posizioni l'oscuramento della targa mediante una classica bandana e l'installazione di una mini telecamera per le riprese dell'insana corsa. Si tratta di due ragazzi di Roma e un romeno residente a Palombara in Sabina. I primi due sono stati denunciati per resistenza pubblico ufficiale, per non essersi fermati all'alto imposto dagli agenti e per falsità materiale e uso di atto falso in relazione alla targa coperta con la bandana. Mentre il terzo motociclista, l'unico fermatosi all'ALT, è stato denunciato per i soli reati previsti per l'occultamento doloso della targa. Rientrato il presunto allarme Ebola che nei giorni scorsi ha creato una vera e propria psicosi tra i genitori degli alunni di una scuola di Rieti, dove un bambino proveniente dalla Guinea e giunto nel capoluogo a inizio settembre frequenta la prima media. È rientrato il presunto caso di Ebola che avrebbe colpito un bambino proveniente dalla Guinea. Un allarmismo ingiustificato che ha creato panico e disinformazione tra i genitori e gli alunni di un istituto reatino. A fare il punto della situazione e a mettere a tacere notizie infondate è Don Benedetto Falcetti, parroco e direttore della Caritas di Rieti, il quale ha seguito personalmente la vicenda. A settembre è giunto a Rieti un bambino figlio di una nostra assistita alla Caritas, commenta Don Falcetti.
Ricetti. Il bambino è stato inserito in una scuola media cittadina per ricevere l'educazione scolastica, ma alcuni genitori si sono ribellati perché credevano che il bambino avesse contratto l'infezione da Ebola. Ci tengo a precisare che la Caritas è ligia al regolamento ed ha effettuato tutti i controlli sanitari possibili per accertarsi il buono stato di salute del piccolo. Dunque non vi è mai stato nessun caso Ebola. Non bisogna creare falsi allarmismi nocivi per tutti e che possono minare la stabilità e l'integrazione del singolo. Anche perché da settembre il bambino sarebbe già morto. Rassicuriamo cittadini e genitori, conclude Falcetti, e un grazie agli insegnanti che hanno gestito il processo di integrazione. Arrivano i finanziamenti plus per le attività commerciali del centro storico reatino. Oltre alla riqualificazione delle principali piazze del capoluogo, i finanziamenti prevedono anche la ristrutturazione di attività già avviate o di nuove realtà imprenditoriali. A breve il Comune di Rieti pubblicherà le graduatorie dei progetti ammessi ai finanziamenti. Polemiche invece per quanto riguarda l'apertura del cantiere in piazza Vittorio Emanuele II, prevista per i primi di novembre. Diversi gli esercenti che hanno chiesto di posticipare l'inizio dei lavori dopo le festività natalizie, richiesta bocciata dal vice sindaco Pariboni per via dei tempi rigidi imposti dall'Unione Europea. Continuano le proteste dei cittadini in seguito al cambio di viabilità in via Vazia. L'assessore alla viabilità del comune di Rieti, Carlo Bertini, non torna indietro e studia soluzioni alternative per risolvere il problema del traffico lungo la Terminellese. A Rieti cresce il malcontento per il cambio della viabilità in via Vazia. La lamentela è soprattutto legata al fatto che si è verificato un sovraffollarsi di macchine lungo la Terminillese. Ma c'è anche chi ha tratto reale giovamento dal provvedimento. Si tratta dei residenti che vivono lungo la stessa via e che da anni soffrono il problema dell'eccessivo traffico, oltretutto a scorrimento veloce in una strada, sottolineano, secondaria. L'amministrazione comunale, ha dichiarato l'assessore alla viabilità Ubertini, decide sulla base di criteri generali e non soggettivi. La questione ha una storia lunga, storia alquanto problematica, perché il precedente scorrimento veloce non garantiva il criterio fondamentale da rispettare per il quale agire, la sicurezza. In base a questo criterio, ha continuato Ubertini, noi operiamo. Ora il problema del traffico sulla Terminillese è diventato oggetto di studio sia della Giunta che dei vigili urbani. Secondo i dati sembra essere diminuito rispetto ai primi tempi, ma le verifiche, ha specificato l'assessore, continuano ad esserci. Si stanno infatti cercando delle strade correttive da seguire, tra queste la ripresa e si spera la realizzazione del progetto della rotatoria all'altezza dell'ex ospedale psichiatrico, progetto osteggiato dalla Sovrintendenza dei Beni Culturali. Altra soluzione, registrare e modificare semmai i tempi del semaforo per meglio modulare il traffico. Ma cosa opportuna di alto senso civico sarebbe, conclude Ubertini, quella di prendere le strade che direttamente portano nella zona di Villa Reatina o del nucleo industriale, ossia la strada di via Togliatti venendo dal cavalcavia di Porta d'Arci e via Salaria per l'Aquila. È necessario che tutti si adeguino anche attraverso un cambiamento degli stili di vita. Comunque, ribadisce Ubertini, cercheremo di fare il nostro meglio, di portare a termine progetti che possono essere risolutivi. Il 30 ottobre alle ore 17.30 presso la sede di Federlazio si terrà un incontro tra la base associativa di Federlazio Rieti e il nuovo presidente regionale Silvio Rossignoli. Per l'occasione l'incontro aprirà la partecipazione di rappresentanti della politica nazionale, regionale e locale con cui confrontarsi sulle attuali problematiche. Successo per l'edizione 2014 del Salone del Gusto Terra Madre di Torino, diverse le eccellenze enogastronomiche reatine che hanno conquistato la manifestazione internazionale di Slow Food, il servizio. Al Salone del Gusto di Torino presenti ben 5 imprese del territorio. Risultato raggiunto grazie all'azione congiunta tra la Camera di Commercio di Rieti e la delegazione dello Slow Food a livello regionale. Si tratta dell'appuntamento internazionale più prestigioso per le imprese che vogliono investire su prodotti che sono simboli del territorio, come ha dichiarato il presidente della Camera di Commercio di Rieti, Vincenzo Regnini. Simboli territoriali sui quali
proprio costruire anche dinamiche e percorsi turistici. Per esempio, ne cito uno, la lenticchia di Rascino, quindi il recupero della tradizione, ma posso anche citare prodotti innovativi come per esempio la birra, come per esempio il cioccolato, cioè sono tutti elementi che possono significare curiosità, stimolo a venire nel territorio di Rieti per conoscerlo, per consumare e quindi non solamente far business alle imprese direttamente produttrici di questo, ma ad un sistema territoriale che, se avrà la capacità di mettersi in rete, potrà permettere appunto la famosa crescita. Tradizione e innovazione che diventano binomio vincente e l'obiettivo sul quale puntare. Certamente la tradizione, perché quello è un settore nel quale non abbiamo competitor. La tradizione italiana, il Made in Italy, la cultura, nel nostro caso la romanità, le radici sono la forza che nessuno ci potrà mai rubare, ma rimanere a questo non significa appunto competere. Bisogna che a questo valore aggiunto se ne aggiunga un ulteriore, che è appunto quello che dicevo, l'innovazione. L'innovazione vuol dire ogni giorno inventarsi qualche cosa per andare su segmenti e su settori che siano appunto vincenti. È online attraverso il sito della Camera di Commercio di Rieti il servizio base di fatturazione elettronica rivolto alle piccole e medie imprese iscritte agli enti camerali che abbiano rapporti di fornitura con le pubbliche amministrazioni. Il nuovo strumento, messo a disposizione dal sistema camerale in collaborazione con l'Agenzia per l'Italia Digitale della Presidenza del Consiglio dei Ministri ed Union Camere, si rivolge a tutti i piccoli fornitori della pubblica amministrazione senza alcun onere per l'impresa. I precari dei vigili del fuoco pronti a manifestare domani martedì 28 ottobre a Piazza Montecitorio. Anche una rappresentanza dei vigili del fuoco precari di Rieti sarà presente per dire no al precariato e a tagli al soccorso e ai mezzi e al personale. Ultimo scorcio di ottobre, stabile dal punto di vista meteorologico. Le temperature si attestano sulle medie stagionali e si manterranno stazionarie per tutto il territorio reatino. L'autunno è ufficialmente arrivato. Dopo un settembre e un ottobre che hanno fatto registrare temperature record con picchi anche di 30 gradi, attestandosi dunque come mesi autunnali più caldi negli ultimi anni, la situazione sembra tornare alla normalità. I prossimi giorni si manterranno in linea con le temperature attuali, in una condizione di generale stazionarietà. Per le prossime 72 ore non registriamo problemi, commenta Crescenzio Bastioni, responsabile CER Rieti Protezione Civile. Siamo perfettamente in linea con l'autunno, con temperature che oscillano dai 7 gradi della mattina ai 20 del pomeriggio. Le condizioni meteo sono moderatamente buone. Dovremmo aspettarci delle giornate con nuvolosità alternata a schiarite. Non si verificheranno perturbazioni nel territorio reatino, a differenza di molte zone del centro-sud d'Italia interessate da rovesci. Dunque un autunno in perfetta regola, dove le basse temperature, complice anche il passaggio dall'ora legale all'ora solare, saranno le protagoniste. Anche la tanto sperata neve sul Terminillo dovrà attendere. Il cielo sereno sarà la costante di questi ultimi scorci di ottobre. Nasce a Greccio il primo laboratorio del presepe, una vera e propria fabbrica d'arte dove è possibile imparare le tecniche di realizzazione e di perfezionamento delle tradizionali statuine e ambientazioni. Il laboratorio gratuito ha preso avvio nei locali dell'ex mattatoio di Greccio e sarà tenuto da esperti del settore, tra cui padre Francesco Rossi e Manfredo Proietti, rispettivamente curatore della mostra del presepe all'interno del santuario e membro dell'Associazione Italiana Amici del Presepio. È grave il centauro che si è scontrato frontalmente con una Smart nella mattinata di ieri in località fuori Dazio, nei pressi di Poggio Merteto. L'uomo è stato immediatamente trasportato al Sant'Andrea di Roma, dove è attualmente ricoverato ma non in pericolo di vita. Sul posto 118 vigili del fuoco e i carabinieri di Poggio Merteto. Ed ora ci spostiamo a Monterotondo per parlare della rete territoriale contro la violenza domestica.
Consolidare e sviluppare maggiormente la rete integrata di soggetti, azioni e servizi per la prevenzione e il contrasto alla violenza domestica e contro le donne. È l'obiettivo del protocollo d'intesa coordinato dal Comune di Monterotondo e che sarà sottoscritto tra gli altri anche dalla Polizia Municipale, dalle Forze dell'Ordine e dalla ASL. L'obiettivo è quello di stabilire una condivisione di procedure operative in grado di attivare un circuito efficace per la rapida presa in carico delle donne vittime di violenza. Tra le azioni integrate che le parti si impegnano a realizzare la mappatura dei servizi specifici territoriali e il monitoraggio costante dei bisogni rilevati. E inoltre spazio anche al sostegno concreto e immediato alle vittime, oltre che l'attivazione di sportelli diffusi in tutti i servizi socio-sanitari comunali e distrettuali. Non mancheranno nemmeno il telefono rosso e il reinserimento sociale e lavorativo delle vittime. Per sensibilizzare e ampliare la platea dei soggetti da coinvolgere nell'iniziativa, si svolgeranno venerdì 31 ottobre e lunedì 3 novembre presso la Biblioteca Comunale due giornate di informazione. Bene, questo era l'ultimo servizio. Prima di aprire la pagina sportiva ci dobbiamo fermare qualche istante per la pubblicità. Restate con noi. Che prodotti vorresti in offerta? Tipo la crema viso di una marca buona. Detersivi. Avete presente gli yogurt, quelli da 10? Quello, i gelati, quelli buoni. Ma sulla candeggina, su questi prodotti qua. Prodotti che sono più adatti ai miei bambini. Bottiglie che si brinda dal mattino alla sera. Alla Coop, scegli tu. A ottobre decidi quali prodotti tra le grandi marche scontare del 30%. Verifica la modalità nel tuo punto vendita. Bravo! La Coop sei tu. Convenzionato e accreditato con il Comune di Rieti, l'asilo nido Titti & Co. dal 2009 offre ai piccoli ospiti dai 3 ai 36 mesi igiene e pulizia, professionalità in un ambiente accogliente e sereno. Il personale specializzato è altamente qualificato, pronto ad un rapporto di ascolto e dialogo con i genitori, garantisce ad ogni singolo bambino il giusto aiuto nello sviluppo cognitivo e psicomotorio. Vuoi che il tuo piccolo principe e la tua piccola principessa si sentano amati e protetti come a casa? Vienici a trovare all'asilo nido Titti & Co. Via Scandarello 6C, zona Piazza Tevere. Per informazioni, numero di telefono 340 22 19 858. Pescheria oltre il mare. A Rieti la prima nuova pescheria moderna che offre ai propri clienti pesce fresco, prodotti pronti, crudi e cotti, gastronomia di pesce da asporto, vendita all'ingrosso, degustazione prodotti ittici, take away. Pescheria oltre il mare fino al 30 ottobre presentando il coupon che troverete sui volantini, sconto del 10% sul totale degli acquisti. Pescheria oltre il mare, Rieti, via Paolessi, 137-139, 0746-280460, oppure 393-3024-033. Ai piedi del Monte Terminillo, in un ambiente tranquillo e lontano dal traffico cittadino, l'asilo nido Il Mondo Incantato da 14 anni si prende cura dei piccoli ospiti da 0 a 36 mesi. Convenzionato e accreditato con il Comune di Rieti, vanta al suo interno la presenza di personale qualificato e specializzato, pediatra e biologo. L'asilo nido Il Mondo Incantato offre servizio mensa all'interno, un ampio spazio esterno per le attività all'aperto e un programma didattico curato mensilmente. Il Mondo Incantato, dove i sogni dei piccoli diventano realtà. Il Mondo Incantato, Vazia, via dell'Immaginetta 9A. Per informazioni telefono 347 11 73 490. Vi presentiamo l'azienda agricola biologica Martelli.
Siamo a Configni, nel cuore della Bassa Sabina, dove è possibile acquistare direttamente dal produttore le migliori carni, gli ortaggi, la frutta, il superlativo olio extravergine d'oliva. L'azienda agricola biologica Martelli offre anche un colpo d'occhio ad altri tempi, grazie al pascolo libero di bovini e ovini. La nostra carne ha un altro sapore, i nostri formaggi non conoscono eguali e l'extravergine è tutta un'altra cosa. Azienda agricola biologica Martelli, via Pomarolo, Configni, Rieti, 0746 67 22 65. Immerse nel verde in un ambiente tranquillo e sereno, le comunità alloggio per anziani Villa Arzilla e Villa Celeste offrono assistenza e ospitalità. Soggiorno, ricovero, assistenza di base e non solo. Personale qualificato, assistenti sociali ed educatori fanno la differenza ed ancora attività ricreative e stanze dotate di servizi igienici privati. Dite sì al benessere dei vostri anziani, dite sì al calore umano di Villa Arzilla e Villa Celeste. Di Mario Leda e Antonella Fabbri, 339 76 27 756, 334 58 45 639, via Cavone 35, località Poggio Fidoni, 0746 21 04 27, via Salaria per Roma, 0746 27 09 77. Gli asili nido Puffolandia e Puffolandia Story, convenzionati e accreditati con il Comune di Rieti e con certificazione di qualità ISO 9001, vantano un'esperienza ventennale nell'assistenza ai bambini dai 3 ai 36 mesi. All'interno delle strutture, educatrici professionali, pediatra e psicologa si prenderanno cura dei piccoli ospiti. Completano l'offerta un ampio giardino esterno, pulmino per il trasporto privato in sede, centro ricreativo pomeridiano ed estivo e per finire servizio mensa interno. Puffolandia, Puffolandia Story, l'eccellenza al tuo servizio. Puffolandia, via Tancia 59, Puffolandia Story, piani Poggio Fidoni, via Larghetto 21. Per informazioni 0746 17 32 385, 331 31 31 205. Enzo Shoes e Vida Loca presentano la nuova collezione autunno-inverno. Enzo Shoes, da 32 anni al tuo servizio, veste i tuoi piedi con calzature uomo-donna ed accessori firmati Nero Giardini e altre prestigiose marche. Da Vida Loca, scarpe, borse, accessori per donna e bambina, tutto firmato Diseguall. Per essere sempre alla moda, anche in inverno, scegli Enzo Shoes e Vida Loca. Ti aspettiamo in Viale Matteucci, numero 8084, telefono 0746 48 3306. Bene, siamo tornati in studio, apriamo subito la pagina sportiva. Apriamo questa ricca pagina sportiva
parlando dell'accordo raggiunto tra Comune di Rieti e società sportive per la gestione degli impianti. Il servizio. Accordo raggiunto tra le società sportive di Rieti e Comune per la gestione degli impianti sportivi. A comunicarlo è Alessandro Mezzetti, assessore allo sport, che fa un elenco delle varie realtà sportive locali. Siamo riusciti a portare a termine l'operazione di accordo di dare in gestione gli impianti sportivi, così come da decreto antidissesto, ha dichiarato Mezzetti. Il patrimonio sportivo rimane al Comune di Rieti, ma è gestito con accortezza e parsimonia dalle società private. Abbiamo lavorato tutta quest'estate per rientrare nelle norme attuative antidissesto come tanti altri comuni virtuosi e con soddisfazione lo abbiamo reso possibile. Il campo sportivo Macelletto è stato affidato ad Alba Sant'Elia, quello di Poggio Fidoni alla SPES, il bocciodromo alla Federazione Italiana Bocce, il campo d'altura alla FIDAL, quello di Casetta all'Associazione Sportiva Nuove Casette e ancora il Fassini alla Rieti Rugby, il campo di Quattro Strade all'Associazione Sportiva Virtus Quattro Strade, il polivalente invece alla Project Friend ed infine lo stadio Scia in convenzione con il Rieti Calcio. Rimangono in capo al Comune di Rieti lo stadio d'atletica Guidobaldi e il campo di Villa Reatina, per i quali l'assessorato allo sport sta cercando una possibile soluzione. Nel prossimo servizio scopriamo com'è andata per la NPC Rieti la sfida della quarta giornata di campionato nazionale di Serie B, girone C contro la Virtus Cassino. È soddisfatto coach Luciano Nunzi all'uscita dal campo di Cassino, dove Rieti si è imposta per 67-85 nella quarta giornata di campionato di Serie B. Siamo partiti bene, ha dichiarato il capo tecnico dell'NPC, e siamo riusciti a mantenere intensità in difesa e qualità in attacco. C'è stato un attimo in cui Cassino, che è un'ottima squadra, si è riaccesa. In quell'occasione abbiamo un po' perso il ritmo, però siamo stati bravissimi a controllarla. Sono soddisfatto anche perché siamo riusciti a coinvolgere tutti i compagni. La Virtus Cassino è una squadra molto buona e per roster è tra le prime 5 del girone. Veniva da 2 vittorie esterne dalla sconfitta in casa con Montegranaro, dove aveva comunque giocato fino alla fine. Forse paga un po' il fatto di essere corta, avendo un giocatore infortunato. Il Rieti batte la Pianese 3-1 e conquista i 3 punti in classifica. In gol Casavecchia e Luazzani e Carrer, e la squadra di Carlo Pascucci si porta in alto alla classifica di campionato di Serie D davanti ad un Maglio Scopigno con oltre 400 spettatori. Soddisfatto anche il patron Fedeli, che elogia l'operato del mister e degli 11 Amaranto Celesti. Ottima la prestazione dell'estremo difensore Provaroni, decisivo nel mantenere il vantaggio reatino. Prossima sfida contro il San Giovanni Valdarno. Pascucci potrà schierare in campo Materazzo, squalificato dopo il match contro il Gavorrano. Trionfa anche la Rieti Rugby, che conquista la prima vittoria in trasferta contro il Pescara, battendo 43-8 e realizzando 7 mete. Malgrado il successo in campo e i 5 punti messi in cassaforte, l'allenatore Alessandro Turetta non è rimasto pienamente soddisfatto della prestazione, parlando di un brutto primo tempo e di oggettive difficoltà nella mischia. Ora si pensa già alla prossima sfida in casa contro il CUS Aquila, dove la squadra di Turetta dovrà mettere a punto alcune criticità emerse nel corso del match contro l'Old Pescara. Bene, questa era l'ultima notizia. Io vi ringrazio per averci seguito. Il TG di Sabinia TV si chiude qui. Arrivederci. Arrivo, il tempo di un caffè e ricominciamo.
Iniziano le nuove puntate di A Tavola con Elia. Ci vediamo tutti i giorni su Sabinia TV. Situato nel cuore della Valle Santa Reatina, ostello Villa Franceschini offre a chiunque abbia il desiderio di visitare luoghi da ricordare come i conventi francescani una vacanza all'insegna della tranquillità e del relax. Ostello Villa Franceschini ospita anche gite scolastiche grazie alla vicinanza di luoghi didattici come la Riserva dei Laghi e la Cascata delle Marmore, apprezzato anche dagli amanti della canoa, dello sci, della bici e del trekking. Propone per gruppi sportivi di ragazzi e di adulti gite turistiche e percorsi in un territorio naturale e incontaminato. Ostello Villa Franceschini è anche centro estivo per bambini e ragazzi, campus per squadre, scolaresche e parrocchie. Ostello Villa Franceschini a Contigliano, in via Ettore Franceschini 7, telefono 0746 70 61 23 oppure 339 22 74 096.